Sono molto contenta di portare su Rasoul ASMR questo format e vi voglio ringraziare di essere qui con me e di guardare questo video. È un format che gira un po' e Chiara, credo che sia stata la prima a portarlo in Italia e a farne un tag. È un modo per fare tanti trigger, fare dei video lunghi e anche per far conoscere altri canali che ci piacciono. Io sono stata taggata dalla bravissima, anche mia amica, ma non lo dico perché è mia amica, è veramente brava, dalla bravissima mando un bacio perché mi sei amica da tanto tempo se puoi mi nomini sempre, quindi ti ringrazio tanto, tanto, tanto. A mia volta voglio invitare a fare questo video altri tre canali. So che in questo momento Alessia è molto 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 impegnata con il lavoro. Quindi Alessia, tesoro, fai questo video quando vuoi, ma mi fa tanto piacere se con i tuoi tempi potrai farlo. Poi voglio taggare due canali che non ho mai taggato in altri video. In realtà sono due canali che seguo da molto tempo, entrambi. Uno è Naila ASMR, è una ragazza con un viso che sembra una bambola, solo a guardarla ci si incanta. E poi è molto dolce, molto semplice. Un modo di porsi molto genuino, molto rilassante, molto familiare. Altro canale che voglio taggare, che so che è già stato taggato da Giulia ASMR, ma lo taggo lo stesso perché è un canale che appunto seguo da poco ed è una ragazza che solo a guardarla mi trasmette gioia di vivere, per cui voglio taggare anche mi trasmette tanta positività. Vi spiego un attimo come funzionerà. Questo è il mio fogliettino di appunti. Io mi sono messa qua con le lettere e ho buttato giù tante idee per i vari trigger e poi ho scelto quello che preferivo. Questi trigger che sono tantissimi, alcuni li registro in modo separato poiché ho voluto dare più importanza al trigger vero e proprio, quindi alcuni li farò direttamente guardandovi in faccia, mentre altri cambierò inquadratura e inquadrerò soprattutto vicino all'oggetto per farvi sentire meglio i rumori. Ovviamente in fase di montaggio poi vedrete tutto dalla A alla Z. Io ho scelto questi trigger perché mi piacciono, indipendentemente da ciò che faranno gli altri canali, quindi può darsi che troverete anche dei trigger duplicati, pazienza. Allora, tesorini belli, cominciamo. Rilassatevi e mi raccomando, lasciate un pollicino in su e un commento per farmi sapere magari quale trigger avete preferito. Ciao tesori!
zigrinato. Purtroppo non è più funzionante. Girando questa rotellina partiva la fiamma per poter accendere. Era di quelli che andavano piace questo mix tra tapping e scratching. Potevo non riproporre il bruschino alla lettera B, visto che è uno dei miei trigger preferiti e che a quanto pare negli ultimi video è piaciuto anche a voi.
so quanti di voi lo conoscano. Io lo adoro. Ha un profumo meraviglioso. Viene usato molto, infatti, anche in profumeria. Ma a me piace tanto il suo sapore. Ha proprietà digestive. Lo posso usare perché a mio marito non piace, ma lo trovo ottimo per esempio da aggiungere eventualmente a una tisana, oppure ci ho realizzato un liquore, ma l'uso per cubo lo trovo migliore in assoluto. Un po' di semi di cardamomo, poi mettevo un chiodo di garofano a volte, cannella, facevo bollire tutto e poi mettevo in infusione una bustina di tè. Di zucchero perché mi ci stava bene. Le spezie le mettevo in infusione la sera prima, così il sapore veniva più intenso. Ha un sapore molto molto intenso, eh? A chi piacciono i gusti delicati forse non piace. Questa è la buccia, i semi sono dentro.
proprio letteralmente questo energy chime. Se mi seguite da un po', riconoscerete queste forbici. Sono delle vecchie forbici rugginose che erano nelle capanne dei miei nonni. Non so per cosa le usasse mia nonna. Della mia casa è arredata con mobili recuperati e oggetti vecchi o antichi che erano dei miei nonni. A strusciare sopra anche queste fanno una sorta di suono. Passiamo al trigger G con la giraffa. Questa è una giraffa di quei giochini che me la sono fatta mandare in una collaborazione da Banggood, probabilmente ad un altro trigger, perché tanto verrà un video chilometrico. È difficile trovare oggetti con la lettera H, quindi ho deciso che la lettera H
Io. Questa è la H in corsivo. Come la faccio io? Ma si faceva anche così alle elementari. La H in corsivo alle elementari era così. Carina da disegnare che della H in stampatello. Con la lettera L mi erano venute in mente diverse trigger da fare, ma poi quando ho comprato questi lacci perché li volevo cambiare alle mie scarpe da ginnastica, ho pensato che potevano rivelarsi un trigger veramente tantissimo. È stupendo. Sono lunghissimi, ma sono doppi.
semplicità pensavo che fossero doppi nella confezione. Fossero due lacci distinti, invece no, ogni confezione ne conteneva già due. Non so cosa me ne farò di tutti questi lacci. Sono veramente tanti, anche perché è un colore. Avessi il timore che venisse un video troppo lungo, che venisse o che venga. Ogni tanto mi incarto, con i verbi. Se non avessi timore che venga un video troppo lungo, mi suona meglio. Continuerei per ore solo con i lacci. Vengono chiamate matite, a differenza di quelle colorate che vengono chiamate matite colorate. In Toscana, o almeno nelle mie zone, invece questi si chiamano lapis e le matite colorate si chiamano semplicemente matite. Probabilmente alcuni di questi suoni in fase di editing dovrò abbassarli, perché così ravvicinati al microfono risultano quasi violenti,
fa a fare gli origami e quindi me ne ha fatti veramente tanti. Questo credo sia un gabbiano, guardate che bellino. Poi guardate, oltretutto fanno un suono bellissimo perché io adoro i suoni della carta. Vabbè, sembra sempre la lettera S. Per finire, questo è il primo origami che mi ha fatto. Ormai si parla di 17 anni fa, sì, tantissimi. 2002, 2003, non ricordo. È questo petti rosso. Questo viene fatto con la carta bicolore. Poi, considerando che mio marito ha delle belle manone, non so come possa riuscire a fare delle cose così piccole e minuziose. Bene. Passiamo ad un altro trigger. So che il suono dei peperoncini magari nessuno se lo sarebbe aspettato, ma visto che li ho colti da poco e sono qui in questo vassoio a seccare, mi sono detta: perché no? In fin dei conti possiamo realizzare trigger con qualsiasi cosa, credo. Sono piccanti ma dolci, diciamo che non sono di quelli che uccidono, anche se io non faccio testo perché adoro il piccante, mi piacciono i sapori forti, quindi spesso io questi li mangio, ne metto uno nella pasta e poi me lo mangio completamente, cosa che se lo fa mio marito si sente male, perché lui non ha una forte tolleranza al piccante, al contrario di me. Questo sta già seccando, come vedete. Sono stati raccolti prima, altri dopo. Questo è molto fresco. Tapping su peperoncino. Anche perché li trovo molto molto belli visivamente. Ricordate la bellezza del colore, danno proprio un senso di vitalità, di calore, li adoro.
veniamo alla lettera Q. Chissà se riesco a farlo entrare nell'inquadratura. Questo è uno dei miei quadri preferiti. È la papessa. Tutti i quadri degli ultimi periodi. Avevo iniziato un lavoro sui tarocchi, che però non ho portato a termine. Protagonista di un video uscito, credo l'anno scorso, sul canale, che ho però tolto e lo ricaricherò sul blog, poiché si è trattato un po' di un fail. Nel video io cercavo di costruire questo rompicapo, ma non ci sono riuscita, e infatti adesso questo rompicapo lo lascio già montato e si trova nel mio salotto stile soprammobile. Ovviamente me l'ha montato mio marito, è lui quello bravo in queste cose. Io adoro i suoni del legno, li adoro veramente tanto. Monta molto facilmente. Ecco che si è già smontato e ci picchia. Infatti io lo tengo in una ciotola di terracotta, bloccato negli ingranaggi da un legnetto di palo santo.
facciamo strada. Ripulire dalle energie negative. Per la lettera T avevo veramente tantissime idee, ma poi ho optato per queste tazzine. Per queste tazzine in miniatura, in realtà sto mostrando solo una, ma ne ho due identiche. Io adoro la porcellana. Questa è Wellington Castle Royal Class Porcelain. Spero di averlo letto bene. Questo è il suo piattino. È tutta dipinta. Classico blu scuro che si usava per le piastrelle o per gli azulejos in Portogallo, e poi c'è questo filino dorato, è proprio, sembra oro, vedete? Sono deliziose. Io ho altre tazzine, alcune sono proprio antiche, della Genoa. Che non ci interessano più e di prenderne di nuovi. Suona quasi.
la lettera U, ho scelto la parola unguento. E questo barattolino contiene un unguento per labbra della Nux. L'ho acquistato tanto tempo fa. Lo uso ogni sera da quando l'ho acquistato e sinceramente mi ha cambiato la vita, perché le mie labbra, seppur tendano ad essere sempre secche, ma stanno molto molto meglio. Questo sta sul mio comodino. E ogni sera ne metto un po' sulle labbra e la mattina mi sveglio con le labbra morbide. Una spesa fatta veramente bene, dura tantissimo, è una cosa che sicuramente ricomprerò. Vedete, è proprio un unguento, perché non è una pomata, non è un olio. Ha un profumo buonissimo. Volendo si può dare anche sulle dita qua per ammorbidire le pellicine. Io lo adoro. Questo è il trigger. È il vino. Io adoro il vino. Generoso e mi ha fornito delle zucche, ho deciso di fare un po' di tapping su questa piccola piccola zucca. Ce ne sono anche di più grandi, ma questa era perfetta per entrare nell'inquadratura. Questo è il zucca.
le mie unghie sono corte, quindi